Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati anche su una nuova puntata di Life in Bunker. Quest'oggi, allora, io volevo fare un paio di cose. Allora, intanto abbiamo fermato questa mining machine e la disassembleremo, così magari recuperiamo anche qualche materiale, visto che qua la miniera si è esaurita. Abbiamo solo questa, per cui adesso dovremo decidere di scendere... di scendere al piano 2, che sarà qua. Per farlo abbiamo bisogno di ricercare lift, proprio questo, dove potremo muoverci. C'è un ascensore per cui potremo muoverci, visto che abbiamo 69 punti di ricerca. Con i 50 riusciamo a ricercarlo. Molto bene. Stiamo perdendo anche ossigeno. Stiamo perdendo ossigeno, no, adesso stiamo risalendo, va bene. Allora, la cosa che adesso bisogna fare è decisamente aprire qui. Anche perché di costruttori ne abbiamo diversi. Ma non avevamo il discorso del riciclo. Del riciclaggio, cazzo. Vuoi dire che mi sono dimenticato di fare il riciclaggio? Aspetta un attimo. No, non è possibile che io abbia dimenticato questa cosa, eh. Però possiamo velocizzare questo processo. Beh, a parte che... dov'è? Eh no, bisogna che lo velocizziamo per forza di cose questo processo. Per cui... facciamo così. Ok, abbiamo speso quasi tutto. Però dobbiamo velocizzare decisamente. Ma che roba, ci mettiamo un'eresia di tempo, ma non importa, vabbè, perché sennò non andiamo più avanti. Fermi, perché si è disattivato? Qualcuno mi spieghi. Oddio, perché c'è una riparazione da dover fare qua. Dov'è il... eccolo qua che arriva, quello per riparare. Dai, veloce. Per la miseria. Venite a riparare. No, dove cazzo sono quelli per riparare? Dai. Cosa ripari tu? Ma questo è un handicappato. Perché sta riparando lì? Ma dove stai riparando? Cosa stai riparando soprattutto? Allora, ma quanti riparatori ho? Ne ho uno soltanto. Allora, facciamo così. Ne prendo due, perché mi pare il minimo. Qui adesso devo coprire tutto, devo coprire. Per cui diamo un po' da fare ai nostri lavoratori. Ok. A breve dovremo costruire per l'appunto anche... Mamma mia, qui dobbiamo ricoprire tutto perché altrimenti se no ci escono gli uomini talpa. Ok, è stato riparato, sì, è stato riparato. Vediamo se abbiamo perso qualcosa. Probabilmente avremo dei rincoglioniti, probabilmente. Verranno fuori dei bambini storditi, probabilmente, ma vabbè. Allora, qui c'è dell'altro da dover fare. Meno male che i materiali da costruzione ne abbiamo abbastanza. La ricerca sta andando abbastanza bene. Quello che deve pulire sta pulendo. Ok, è morto un altro. Oh cazzo, ma era uno che lavorava però. E come minchia è morto? Si può sapere perché è morto? Non è morto il vecchio qua? Porca troia. Allora, abbiamo il cuoco dei lavoratori. Ce l'abbiamo, quello che fa è... ne abbiamo solo uno adesso che fa le riparazioni, va bene. Non importa, dai. Dovremmo riuscire a fare tutto. Solo uno che fa le pulizie. Potremmo, invece che...
Certo, te ne prendo un altro che fa le pulizie, perché sennò non andiamo più avanti qua, c'è merda ovunque. Ed è il caso invece che cominciamo a lavorare più seriamente. Ok, costruito il piano, l'ascensore per il piano inferiore. Eccoci qua. Allora, cominciamo a pavimentare per evitare sorci infami. Venitemi giù a controllare che cavolo c'è qua. Oh cazzo, c'è un'influenza. Allora, qui abbiamo una personcina. Ah, oddio, uno che è diventato vecchio. Allora, ferma tutto, vediamo un po' chi cazzo è che è diventato vecchio. No, devo controllare che non siano quelli che fanno i lavori unici. Ah, ok, no, è uno che faceva lo scienziato. Non ho altri scienziati, io ve lo dico. Per cui dovremmo creare un po' tanti bambini adesso. Tanto io di possibilità adesso per reggere un po' di persone ne ho. È solo per i rifiuti che sto facendo un po' di fatica. Perché questo non ce la fa star dietro? Perché c'è un cavo rotto. Ah, eccolo qua che lo sta riparando. Allora. Ok, il piano di sotto stanno lavorando. Allora, abbiamo del minerale qui e del minerale qui. Perfetto. Andiamo a recuperarlo immediatamente. Se ce la facciamo. Ok, dobbiamo sbloccare sta cosa per macinare il titanio, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ok. Oh, c'è gente che è pronta per lavorare. Allora, professioni. Oh, tu mi fai lo scienziato. Ce n'è un altro che era pronto per lavorare. Eccolo qua. Potrei fare un altro cuoco, un lavoratore, ma facciamoti fare lavoratore. Che ce ne sono già due che stanno a pulire. Mi serve un altro che ripara, decisamente. E per il momento mi sembra che siamo a posto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare a livello di ricerca. Allora, dobbiamo ricercare per forza questo per velocizzare il procedimento di scavo. Ok, perché dopo è la ricerca che ci serve per... Oh cazzo, qua dobbiamo... Abbiamo un bel po' da dover pavimentare, Qui c'è tutto muro. Mamma mia, ma ci sono influenze e cose dappertutto. A parte che dovrei riuscire a farcela abbastanza bene. No, devo velocizzare decisamente queste cose per riciclare, perché stanno vivendo nella merda questi qua. E che vomitano e cagano come se non ci fosse un domani. Qua non si vede. Qua non si vede che cosa abbiamo a che fare qua sotto. Beh, abbiamo un bel po' di punti ricerca adesso. Per cui possiamo ricercare per esempio questo, di modo tale da... Oh, i bunk bed.
Dance Machine, oddio, mamma mia, questo anche per migliorare le cose. Migliorare la cucina. Ce n'è di cose, eh. Allora, io per esempio ricercherei questo per vedere un po' di migliorare la felicità dei miei abitanti qua. E vorrei vedere anche cosa costa, come si costruisce. Allora, cucina. No, dove cazzo è che si fa? Eccolo qua, resting zone. Beh, ma non è neanche tanto, tanto grande. Allora, la potremmo... Beh, la potrei mettere anche qua se non ci fosse della merda lì. Allora, la costruiamo qua. No, c'è un po' troppa spazzatura, per cui devo velocizzare decisamente con i prossimi punti. Allora, vediamo di ricerca. Allora, facciamo così, sempre per la pulizia, però mi sa che mi servirà un altro di questi, eh. Allora, fatemi vedere un po'. Allora, chi fa le riparazioni in realtà sono due che fanno le pulizie e due che fanno le riparazioni. Ho diversi lavoratori, ma siccome adesso io posso scavare, qui non dovrebbero esserci problemi per... Anzi, facciamo così. E qui dovremmo arrivarci. Ok, che così possiamo costruire un'altra cosa per scavare lì. Abbiamo sempre un sacco di spazzatura. Oh, meno male che qua mi stai riparando perché ero preoccupato. Il recycler qua è un po' lento rispetto a quello che riusciamo a pulire. Bisognerebbe costruirne un'altra. Potrei farne un'altra qua, ad esempio. Facendo così, dunque... Mi serve il concrete, credo. Fammi vedere. Non è per la produzione. Com'era? Non me lo ricordo più. Eccolo qua. Concrete, sì. Il concrete. Anche qua bisognerà metterlo, perché questo credo sia di metallo. No, sbaglio. È tutto concrete. Ok. Dunque, qua sotto come siamo messi? Ok. Ok, qui ci siamo e dobbiamo costruire quindi una mining machine. Il problema qua... No, che non facciamo una cazzo di mining machine. Ho sbagliato. Come faccio a dire a nulla sta cosa? Ok. Perché serve dell'elettricità, dobbiamo portare dell'elettricità anche qui. Per far funzionare i macchinari, per cui mi serve decisamente dello spazio qua.
Oltre che qualcuno venga a fare delle pulizie lì, tipo. Decisamente devo costruire un altro di questi aggeggi. Allora, qua ci siamo pronti per poterlo fare. Vedi che non mi ricordo mai dove cazzo. Eccolo qua. Ok. E adesso comincia ad andare giù un pochino, diciamo, i materiali per la costruzione cominciano a essere un po' scarsi. Ok, l'ossigeno sta scendendo. Fammi vedere. No, ne ho ancora, che cazzo stai dicendo? Ah, di sotto! Di sotto ho bisogno di far tutto io qua. Ok, ferma. Allora, fammi vedere un pochino di cosa c'è bisogno. C'è bisogno del mini reactor e ho bisogno del concrete floor. Ok. Qui ho fatto un po' una cagata. Perché questi adesso noi facciamo tutto concrete floor. Intanto, cioè creiamo tutto l'ambaradan qua. Sarei quasi quasi propenso a togliere anche questa parte. Ok. Se si riuscirà a fare, perché qua si sta consumando ossigeno molto velocemente. E la prima cosa che infatti andremo a costruire sarà il reattore per l'elettricità. E non abbiamo abbastanza materiale, per cui dovremmo aspettare un pochino. Qual è il problema qua? Che non abbiamo cuochi, ma stiamo scherzando? Cazzo no, non avevamo cuochi. È vero. Mi sa che ne scelgo addirittura due di cuochi. Allora, quanti invece che stanno dietro le piante? Nessuno. Allora, penso che uno per il momento possa essere sufficiente, ma solo momentaneamente. Fammi vedere com'è la produzione di... Eh sì, di bambini ne ho bisogno e ancora. Dovrebbero avere tutti un lavoro? No, per esempio, qua no. Mannaggia, allora facciamo così e così. Così ho un lavoratore in più. Me ne servono almeno due di questi. Ok. Così dovrebbe andare abbastanza. Cortesia. Ma io voglio chiudere tutto. Ok. Sotto è un casino perché abbiamo poco ossigeno. Se non ci va nessuno, ce la facciamo. E non ho i materiali per cui ho bisogno di dover aspettare per fare questi cazzo di materiali. Qui ne abbiamo abbastanza ancora, 138, non è tantissimo, per cui devo aspettare per fare i materiali che sono giù di sotto. Ok, qua vedo che il morale lo miglioriamo con questo, decisamente. Le cose cominciano ad andare un po' meglio, c'è sempre un po' troppi rifiuti. Non capisco perché non mi stanno costruendo questo. Oddio, è morto qualcuno.
Cazzo, ma era giovanissima questa. È morta così a Vanvera. Allora, abbiamo tre lavoratori. Due che riparano, due che puliscono, due che coltivano e due scienziati. Mi pare che così sia una buona proporzione. Però se non mi danno priorità a sta cosa, io vado fuori di cabina. Dai, vediamo un po'. E sì che i cuochi sono due. Sì, lo so che siamo pieni di monnezza, ma finché non mi costruiscono questo, c'ho poco da fare. Qui sta aumentando di nuovo l'ossigeno. E nessuno sta costruendo, nessuno sta facendo niente, non capisco il perché. Adesso questo andrà di sotto. Andrai di sotto, sì. E vediamo cosa fa. Ah, ok, qualcosa costruiscono. Poi si ferma e torna su. Vabbè. Non andremo mai da nessuna parte in questo modo. Però abbiamo molti punti ricerca che possiamo spendere, per esempio, per costruire in maniera più rapida. Ecco, così lavoreranno più velocemente e così ancora di più. Ok. I bunker bed. No, di questo non mi interessa. Big air purify. Sì, qua dovremmo costruire, fare un bel po' di cose. Ok, abbiamo fatto un bel po' di... Oh, qua manca l'acqua. Perfetto, allora. Niente di più semplice. Ecco qua. No, continuo a sbagliare i tasti io qua, eh. Ok, manca solo l'acqua, dopodiché ci siamo. Questa monnezza dovremmo poi riuscire a far fronte. Oh cazzo, allora, evviva. Lì, so lì ci metterò un bel po' a fare questi cazzo di materiali. Per fare in modo di fare l'ossigeno, l'elettricità, l'acqua. Mi ci vorrà un bel po', qua sotto. Ma non è necessario che io faccia tutto, però. Questi ormai sì perché li ho scavati e quindi amen. Facciamo così. Andiamo al piano di sopra. Dai. Uff, ragazzi, è difficilotto questo gioco, lo ammetto. Tra l'altro, voglio ricordarvi che questo gioco qua uscirà il 25 di febbraio, per cui siamo agli sgoccioli. Uscirà a breve, per cui voglio vedere voi come ve la cavate, perché non è affatto semplice. E quindi sono curioso di sapere le vostre esperienze. Sì, continua a esserci fottuti danni dappertutto. Allora, vediamo un po'. No, ok, abbiamo abbastanza riparatori, abbiamo un po' di tutto, va bene. Qui adesso sta riparando. E qua si mettono a parlare, proprio a fare... a sparare stronzate, vabbè. Allora, qui ci siamo, però non abbiamo la possibilità di costruire il mini reattore perché costa 350 e noi questi 350 non li abbiamo, abbiamo 200. Il water pump costa 200.
E l'air purify, costa 25, questo è quello che mi preoccupa di meno. Questo costa addirittura 500, figurati te. Niente, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Allora, ragazzi, intanto siamo andati al piano di sotto. Qui adesso c'è bisogno di dover aspettare un pochino. Sì, mi rendo conto che qua... Ma cos'è questo? Il secondo livello. No, non è possibile. Io al secondo livello ci sono. Ah, eccolo qua. C'è poco ossigeno, va bene. Dobbiamo semplicemente aspettare che i materiali si facciano su. Per cui, ragazzi, io intanto vi invito a lasciare un bel mi piace se volete che continuiamo questa serie, perché siamo alla conquista del secondo livello verso il basso. Siamo decisamente a buon punto. Abbiamo un po' di 22 di popolazione, che non è male. Per cui mi raccomando, se avete dei suggerimenti, mi raccomando in descrizione, fatemeli sapere. Io vi ricordo come sempre anche la pagina di Facebook che trovate in descrizione, insieme al sito di Kinguin, dove potete trovare dei giochi a prezzi veramente ottimi, insieme anche a un codice sconto che vi lascio sempre in descrizione. Per cui mi raccomando, ragazzi, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. State in campana! Alla prossima!